Ragazzi, buonasera. Siamo tornati con Devil Within con l'appuntamento notturno in solitaria, purtroppo. Allora, intanto controlliamo se la chat funziona. Ma ragazzi, se vi va, ovviamente iscrivetevi al canale e potete abbonarvi gratuitamente se avete Amazon Prime. Allora, vediamo. Vediamo se il comparto chat va tutto bene. Voi che dite, ragazzi, tutto a posto? Sto facendo un po' i capricci, vediamo un attimo. Olè. Che intanto mando l'emoticon per vedere se si vede. Ok, sembra apparire in chat. Allora, ho tolto la fastidiosissima modalità notturna, così non vi beccate la luminosità a 10.000. Lilo qui in chat con noi. Ottimo, mo a breve vi metterà tutti i link nella descrizione del video. Ah, ragazzi, comunque ci stanno dei sconti nel Black Friday, pazzeschi. Tant'è vero che abbiamo preso un upgrade per il canale, un bellissimo upgrade. Poi lo vedrete. Lo vedrete a breve, insomma. Poi decidiamo se fare la streamata da OBS e usare la nuova chicca o se no. Ma penso di sì, comunque. Non vi spoilerò niente. Comunque è un bel upgrade per migliorare il canale. Dovrebbe arrivare proprio domani. Detto questo, ragazzi, iniziamo. Cuffie a palla e luci spente. Cuffie, stavo dicendo. Bene, iniziamo benissimo la serata. Ok, qua sincronizza i dati. Vai. Se vi va, ovviamente scriveteci in chat, così facciamo una chiacchiera. Ok, siamo noi. Se il buongiorno si vede dal mattino. Allora, togliamoci subito il dente. Ma in realtà si può lasciare così. Sì. Ok. Allora, vediamo un po'. Comunque dicevo, stanno facendo dei sconti fortissimi col Black Friday su Amazon. E noi vi lasciamo il link perché, ragazzi, così fate un favore a noi, ma anche a voi stessi, perché c'è sta roba addirittura scontata a più del 60%, come la chicca che abbiamo preso noi, fra l'altro. Non c'è più nessuno. Stiamo un po' nella merda, infatti. Diario di Castellanos. Affari interni, trascrizione interrogatorio, 13 marzo 2013. Investigatore PHI. Sa perché è qui? Detective Castellanos. Perché voi altri non sapete fare il vostro lavoro? Ok. PHI ha avviato un'indagine non autorizzata usando risorse del Dipartimento di Polizia di Crimson City. Inoltre ci sono segnalazioni di minacce, intimidazioni e violenza fisica. Castellanos, se aveste delle prove mi avreste già sequestrato pistola e distintivo, giustamente. PHI ovviamente è stato abbastanza attento, altrimenti le avremmo. Ma la teniamo d'occhio. Castellanos, non siete soli. PHI, cosa vorrebbe dire? Castellanos, continuate a tenermi d'occhio.
E lo scoprirete presto. Continui a bere così e non ce ne sarà bisogno. Castellanos, ho del lavoro da fare, abbiamo finito qui. PHI, per ora. Ma sta camminando sulle uova. Castellanos, un altro incidente e ha chiuso. Castellanos, avrò chiuso quando sarà finita. Il detective Castellanos lascia la stanza dell'interrogatorio. Ok. Che cazzo? Rubik? Cominciamo bene. È impazzito di tutti, ma Adamo. Donna scomparsa, persona scomparsa, capelli corti neri, occhi marroni, risponde al soprannome di... Ma questa non è la ragazza, il detective che sta con noi? Dovrebbe essere lei, eh? Ma è coso, Leslie? Sì, è Leslie. Aspetta un attimo, però. Che intanto vado a vedere le chiavi della Madonnina. Fermati, Leslie, fare cose. A due ne abbiamo? Buono. Ma non mi ricordavo che ne avevamo due, sinceramente. E queste sotto? Sì, Leslie, te sei il primo, perché veramente... L'altro mortacci sua, perché lui sta a fare un macello. Quest'altro... Che palle, però. Cioè, dardi inutili. Corri Castellanos, ci possiamo potenziare nel mentre, che sarebbe l'ideale. Prima di buttarci in chissà cosa. Via! No! No, non me lo fa aprire. Maledetto. Scusate. Allora, Vabbè, questo ci frega il giusto. Ah, ecco che volevo fare, che era importantissimo. La capienza era? No, munizioni, capienza del fucile. Capacità del caricatore. Questa, ragazzi, dovevamo farla assolutamente. Poi che altro facciamo? Boh. Ma visto che abbiamo questi dardi congelanti, durata del congelamento. E basta, perché non ci abbiamo altro da fare. Salvatina, non si sa mai. Siamo al capitolo 15. Quindi no, non manca moltissimo, penso massimo 4 ore, 5, ti è proprio alla... Tenersi larghi. Ecco. Ah, te sicuro, guarda. Ok, è un po' rinsavito, forse. Che da quello che abbiamo capito, Ruvik vuole prendere tipo il suo corpo per fare degli esperimenti, da quello che ho capito. Ehi, Non aspetta! è che sia molto chiara la trama, eh. Ecco, è sparito. Perché ho un bruttissimo presentimento? Vai, spacca tutto. Ma che è? Madonna. Boh. Fra l'altro, rivolgiamo un po' queste... Ok, queste congelanti. Secondo solo, eh.
Rieccomi ragazzi, scusate, mi sono soffiato il naso perché sto un po' raffreddato. Fra l'altro questo capitolo si chiama Il Male Dentro, come il nome del gioco. Porca miseria. Madonna, un bruttissimo presentimento comunque. Tanto vediamo se ci sono oggetti. Ok, qui c'è niente, no? Posso correre, sì. Anzi, meglio di no, perché ci dovesse servire fra poco. Di qua, un attimo, l'esito. Sì, fra l'altro, cure? No, non abbiamo cure. Non mi dà il tempo. Ecco. No! Er poro Leslie, che proprio non ce la fa. Ma dobbiamo scappare, che dobbiamo fare? No? E vabbè, data così. Er poro Leslie, che... Cazziato dalla vita, più che mai. Il beacon, proprio come ha detto Joseph. Sì, Joseph aveva detto che era l'unica cosa che non mutava. E, diciamo in città o comunque nei dintorni, l'unica cosa che non cambiava forma. Andiamo un po' a vedere. Sti giorni sta facendo un freddo incredibile. Ok. Ma ah, così proprio. Ok. La macchina più accappottata che mai. Pericolante. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare oggetti, munizioni, cure magari. Veramente, perché stiamo proprio... Con le cure zero, non abbiamo proprio niente. Come al nostro solito. Ok, qua siamo ritornati praticamente all'inizio del gioco. Lo sapevo. Cervello. Che cos'era? Ah, niente. Pensavo che era un oggetto. Qui la luce, perché non si vede mai una sega. Non hanno pagato la bolletta. Eh sì ragazzi, qui è dove tutto ha avuto inizio, diciamo che avevamo trovato il dottore, che era l'unico sopravvissuto, quindi essendo partito tutto da qua, beh, evidentemente c'è qualcosa... Proprio questa cosa che stai da una parte e poi stai dall'altra, boh, non è che è molto chiara la trama, eh. Ah, ecco, prima non ci eravamo andati la prima volta dietro al bancone. Non mi sa neanche ci faceva andare addirittura. Munizioni. Ok, carichiamo tutto a pallettoni. Come se non ci fosse un domani. Curiamoci perché stiamo più di là che di qua. E rimettiamo questa. Ok, qui era il monitor dove abbiamo visto Ruvik che ci perforava il cervello con... non so, uno scalpello, non so che roba era. Questo è un archivio.
Molto losco, tra l'altro. Tanta roba, ragazzi. Qua mi sa che andiamo incontro a una boss fight, eh. Anzi, direi, vai di fucile. Ci sono madonne nei paraggi? Nel dubbio. Ok. Quindi qui stiamo andando nei sotterranei dell'ospedale. In realtà sarebbe un manicomio, perché Beacon Mental Hospital, quindi diciamo una sorta di casa di cura, se così la vogliamo chiamare. Che dai documenti che abbiamo letto la usavano, diciamo, come capro espiatorio per rimediare delle cavie, per fare esperimenti. Cioè usavano gli stessi pazienti, diciamo così, avevamo letto. Che allegria. Ah, ok, è questo qui, quindi. Ok, quindi anche su... Madonna, è un labirinto, però, eh. Oddio, già non ci sto a capire più niente. Quindi, diciamo, anche su Ruvik stesso hanno fatto degli esperimenti. Ecco perché è tutto... Aspetta, prima di scendere lì. Qua ci perdiamo oggetti indispensabili per la sopravvivenza del buon Castellanos. Ecco, appunto. Stiamo messi veramente bene adesso, poi vedremo fra un poco. Meglio che sto zitto, perché ogni volta... Olè! Vai nella merda! In realtà è sangue. Quando la malattia ormai è solo una speranza in confronto a quello che ci aspetta. È qui da dove siamo entrati nel macello, vi ricordate? Che poi ci ha inseguito quello lì con la motosega. Ma è Leslie, sì. Eccolo. No. Che palle, ogni volta lo raggiungiamo e poi niente. Nota recente delle fogne. Sogni ancora di scappare? Ti sembra così reale? Che senso ha sognare se il tuo corpo è bloccato qui e non si può muovere? R. Tuo corpo è bloccato qui e non si può muovere? In che senso? Aspetta, intanto dobbiamo... Ah, sì, queste porte erano tutte chiuse, se vi ricordate. Ecco, infatti qui... Queste non si potevano rompere prima. Però io non vorrei... Aspetta, non vorrei che ci perdiamo cose che poi non potremmo più recuperare. Quindi torniamo un attimo indietro, vediamo che altro c'è, sinceramente. Tipo qui. Ok, questo stemma con le stelle sta anche... Dio, no, aspetta.
Sta anche su quei libri che troviamo ogni tanto, quelli rossi. Aspetta, aspetta, no, mi sono fatta una cazzata. Si apre? Sì, mamma mia, meno male. Ma non so dove andare perché ogni via mi sembra tipo una zona da boss fight, mi sembra. Porca troia, che rumore. È diventato sordo. Ecco, vedi, uno si perde ste cose e poi... Questi si aprono? Ovviamente no. Oh, Danilo, grande! In bocca al lupo a Cinzia, incrociamo le dita, veramente. Veramente, incrociamo le dita. Vi mando un abbraccione fortissimo, eh. Sì, faglielo sentire. La grande Cinzia Sama. Allora. Fra l'altro, se tu vai a recuperarti il video di... Che era ieri? Sì, di ieri pomeriggio. Parlo anche del canale Discord. Ecco, è lui il ragazzo che si occupa del canale Discord, di Kickers. Potete parlare con lui, vi manderà il link. Così se volete, ragazzi, potete entrare in una community, comunque parlare del più del meno, sia che di videogiochi che non. E a noi ci fa solo che piacere. E la piattaforma è tutta sua, gestisce tutto lui, i server sono suoi. E io ci sono dentro, non sono i server di Alpha Gamers, però noi ci siamo dentro. Se vi fa piacere, comunque qua sto andando verso il nulla più totale. Sì, infatti è meglio che risalgo, perché tanto da qui neanche si può salire, tra l'altro. Anche Loretta manda un abbraccio grande a Cinzia. Ok, dai, quindi siamo indecisi. O porta quella... Oddio, scusate, stavo strozzando. O porta centrale o questa qua a sinistra. Proviamo questa a sinistra, il tunnel di Hit. Fantastico tunnel, infinito, tra l'altro, perché vediamo, non finisce mai. Ma... Ok. Solo due proiettili per fucile di precisione, che comunque male non fa. Tant'è vero che lo richiariamo immediatamente. Ma avevo letto su internet che i capitoli dovrebbero essere 20, forse. I capitoli del gioco, quindi... Stavo pensando di impostare la Magnum, ma effettivamente se mancano ancora 5 capitoli, no, magari ce la teniamo. Della violenza più totale qui. E dai, andiamo su. Forza e coraggio. Po' losco, eh. Dimmi cosa non lo è. Guarda, basta che non esce fuori la donna ragno. Leslie. Madonna mia. Non fa così, Leslie. Ma... Cos'è, tipo... Come si chiama quel gas congelante? Il... porca miseria, mo mi sfugge. Azoto liquido, sembrava tipo una bombola di azoto liquido, sembrava. No, ma mettila una porta. E prima? Andiamo di prima? Vai. Sento aria di inculata, andiamo alla seconda. Così, proprio con tranquillità. Ma qua forse è pure peggio. Dove cazzo devo andare? Allora, qui c'è un ascensore. Ok, quindi dobbiamo affrontare l'altra zona.
E poi infine venire qua perché o dobbiamo scendere o salire. Deduco, poi magari sto di una cavolata, non lo so. Tanti proiettili per pistola, equipaggiamola già che ci siamo. E un dittafono. Sentiamo, va. Quando compresi che Jimenez mi aveva tradito, era ormai troppo tardi. Mancava poco. Lo sapeva. Ero troppo concentrato per notare l'arrivo di quelle persone. Altrimenti non avrebbero mai superato le mie trappole. Il loro macchinario è una degenerazione del mio. Ciò che avrei dovuto creare io. I miei dati, i miei strumenti, le mie teorie, la mia mente. Hanno rimpiazzato il mio guscio con una nuova dimensione di tormento. Ok, quindi diciamo che il dottor Jimenez, che è morto schiacciato come avete visto nei precedenti capitoli, ha rubato i progetti di questo esperimento che stava facendo Ruvik. Ok, hanno rubato il mio cervello addirittura. Ma non è che il cervello di Ruvik l'hanno messo dentro il corpo di Leslie? Può essere? Vabbè, però no, non avrebbe senso. O forse è quello che vuole fare Ruvik. Boh, non ci sto a capire niente. Io l'unica cosa che ho capito è che il dottor Jimenez ha creato questo macchinario dove ci sono un po' di persone collegate e le loro menti interagiscono fra di loro. Basta. Cioè, oltre a questo non è che sono riuscito a capire più di tanto. A parte Ruvik che si voleva vendicare delle persone ed è diventato un killer psicopatico che faceva esperimenti. Il dottor Jimenez gli ha rubato le idee. Morale da favola, quelli che se la passano male e poi infine siamo noi perché dobbiamo risolvere tutto questo casino da buon detective alcolizzato. Ok, aspetta, lì si scende però. Vabbè, forse stanza con munizioni? Ti prego, dimmi di sì. Sta scendendo troppo però. Madonna. Frammento mappa, chissà se la completeremo fra l'altro. E mega cervellone. Aspetta, aspetta un po', vediamo se c'è qualche madonnina nascosta, perché questa mi sembra una zona. Sembra tanto una zona dove potrebbero stare nascoste le madonne. Che detta così non suona benissimo, però. Diciamo che la colpa è di chi ha creato il gioco che ha messo queste cose. Perché, diciamo, fra tanti oggetti, proprio le Madonne. No, invece, no, non c'è nulla. No, non c'è nulla. Vai. Basta che siamo stanchi. E niente, dobbiamo proseguire. Perché non sta zitto? Leslie. Poi ragazzi, ditemi se vi sta piacendo questo gioco, se vi intriga, insomma. Poi se portiamo anche il 2, lo porto su pillole horror. Se va bene lo portiamo come serie. Poi se non va bene, pazienza, insomma. Un po' come è stato Dead Space, che l'abbiamo portato,
Non è andato, cioè è andato bene il primo, non è andato bene il secondo, e il Dead Space 2 non l'abbiamo proprio portato. In realtà neanche Devil Within non era andato bene, però alla fine ho deciso di portarlo comunque perché è dai stessi creatori di Resident Evil, quindi ho detto ma perché no? Aspetta, dove stava il barattolo? Esploriamo anche questa di zona. Ecco. Che cosa ci possiamo fare? Vabbè, questo non mi serve. Questo. Insomma. Allora, ci facciamo quelle esplosive. Sì. Sì. E arpione. Uno. Via. Ce la facciamo a farci un altro arpione? Tante volte sì, ovviamente. Grande. Bene, bene. E basta. Mi sembra che non c'era nient'altro. No. Ok. Siamo pronti? Insomma, vai. Si parte. Questo non so se è il Beacon Mental Hospital o è proprio un'altra struttura, boh. Comunque sì, direi che è il Beacon perché riconosciamo questo qui. Ah, ok, non c'è più la struttura ospedaliera con l'infermiera, quindi. Una giacca? Mobius? Morius. Fiammiferi. Calcaramaio con l'inchiostro per salvare. E il macchinario per potenziarci. Ok, quindi sono sparite un po' di cose. A quanto pare. Che ci potenziamo? Siringhe. Anche se non penso ne troveremo 4, sono sincero. Cadenza di tiro del fucile a pompa, sì. E basta. E salviamo. Arrivati a questo punto. Vai, pronti e cazzuti, spacchiamo tutto. Prima di entrare nella porta principale. No, qui non mi fa entrare, vaffanculo. Che cos'è? Diventato. Ah, c'è quello. Oh, state calmo. Sì, so io. Eccomi. Che è successo? Ha sbroccato pure questo, ha sbroccato male. Però un po' ci ha aiutato, eh. Attento all'occhio.
cosa vuol dire? Lo vedrai. Eh beh, all'occhio lo vedrai. Giustamente. Ecco, catapultati. No, ma lui? Poveraccio. Riposa in pace. Si dovesse risvegliare, non si sa mai. Attenta all'occhio di Ruvik, è stata l'ultima cosa che c'è. Ma pensavo di trovare... non so, un documento, un qualcosa. No? Cervello neanche? Ma sembrerebbe di no. Ok, quindi attento all'occhio di Ruvik. Non so che cosa intendeva. Lo vedremo presto. Ah, la scena che abbiamo visto all'inizio. Ah, sta col cervello di fuori proprio. Grande Sebastianello. Quindi anche lui, come la sorella, è debole al fuoco, se così si può dire. Eccolo, il famoso occhio di Ruvik. Che coglioni. Questa sarà una boss fight di quelle proprio una rottura di scatole immane. Attento all'occhio, che faccio se non colpire l'occhio, appunto? Praticamente nulla. No, che palle, spawnano nemici come se non ci fosse un domani praticamente. Vai. Senti. Pam. Tanto uno l'ho bloccato lì. Dai fuoco? No! Dalla vecchietta con che cattiveria. Pam! Così, vai. Scusate, un po'... ho urlato troppo, quindi di conseguenza... niente, non dà fuoco. Aspetta. Oh, così ho preso anche lei. Anche lui? No, lui col cavolo. Merda. Sì, vabbè, ho capito. Manca a far così, però. Sta diventando greve la situazione, eh. E vai, prendono fuoco anche loro. Vai! Ah, se forse ho capito. No! No! Merda! Questo no! Merda. Porca troia. E dai, non vedo un cazzo. Vabbè, sono morto, non so neanche io come. Maffanculo.
E io sapevo che era una rottura di coglioni sto pezzo. Capito subito, guarda. Allora, andiamo da parte elevata in modo che così... Sì, se sali ste cazzo di scale invece di incastrarti ogni secondo. Ok. Parti. C'era qualcos'altro? No, sembra di no. Ma non c'erano i fiammiferi anche? O forse più giù? Ottimo. Mamma mia, angoscia. Là, a posto. Diamo fuoco a tutto. Quello che ha accetta in testa. Ma... aspetta, adesso. Ottimo. Tutti così. Vai. Oh. Cervello, cervello, ecco, mosce fuori l'urlatore. Mortacci tua. Sali, sali, sali. No, dobbiamo scappare da quella roba perché sennò ci si appetta malissimo. E vaffanculo, non ho capito. No, vaffanculo, non è servito a niente. Sali, mannaggia, oh. Quando si incastra. Ecco. Dall'alto gestiamo tutto meglio. Forse. Ci proviamo. Dai che è scontato. Via, uno. Via. Non so se scendere o... mannaggia però. De fuoco nel dubbio. Ma che bello che noi non prendiamo fuoco. Olè. Ci ha droppato qualcosa? Sì. Ho sentito un rumore che non mi piace per niente. Ma tra l'altro qui c'era qualcosa, vero? Ottimo. No, la bottiglia è proprio l'ultima cosa che ci serve. Ole. Vaffanculo. Buongiorno. Anche a lei. No. No, devo assolutamente eliminare questo. Vaffanculo, sta rompicoglioni da 2 ore. No! Ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando. Dai che qui non ci prende. Vai, vaffanculo pure tu.
Ho capito. Troppo vicino. Ma fra l'altro, no? Oh, hai rotto i coglioni. Brucia e via. Tra l'altro ci dobbiamo curare immediatamente. Mamma mia, che boss fight. Dio, che angoscia. Una lentezza disumana. Dai, su. Quello giusto col fucile da cecchino, ma dobbiamo stare molto attenti. Abbiamo ucciso almeno quello. Col cazzo. Oh, Madonna. Già c'ho una mira di merda, però. Ricominciare tutto per quello stronzo non mi va proprio, guarda. No, levati, levati, levati. Un culo. Poi questo 3 ore, oh, il tempo che abbassa il fucile, 10 volte ci ha sparato. Porca puttana, oh. Spara più? Ok. Meglio. Affanculo. Ok, ottimo, tutti così. Fatto? Mamma mia. Ma che angoscia, oh. Dai, speriamo che è finita, su, perché no. Ecco, vedi, qui c'era fiammiferi. Un po' di roba c'è, aspetta che. Ma a noi le cure ci servirebbero, Sebastian. Se riesci a trovarle è meglio, eh. Tanto ci facciamo. E sono stati utili quelli congelanti, comunque. No, che ho fatto? Aspetta. A posto. Così. Recuperiamoci gli oggetti. Ok, abbiamo recuperato tutto, forse. Non è che se l'occhio ci vede. No, pensavo che ricominciava. Oh, fermi tutti. Cura. Subito. Tac. Cervello. Ok, gli arpioni anche comunque sono abbastanza utili. Preso tutto? Penso di sì, eh. Ole. Cervello per cervello. Cos'è? Pistola. Vediamo qui che c'è. Poi andiamo nella porta principale. Non c'è proprio una mazza, quindi. Vai,
Così. Sali. Olè. Olio cuore, ci fa un buff. Di nuovo? Vabbè, ma sono deficiente pure io. Cioè, la colpa è mia, però. Merda! Mi sono spaventato tantissimo, non me l'aspettavo. No. Meno male. Ma vaffanculo. Non ci si crede. Allora, ricominciamo. C'è l'occhio di merda che ci guarda appena scendiamo. Ma è in automatico, ci devi vedere per forza a quanto pare, ok. Sta sedia se si leva dai coglioni. Beh, ho capito, però. Mazza, già siamo mezzi morti. Cioè, che palle, veramente, guarda. Fanculo. Tosto, eh. Tosto. Stocchio di merda. Tomori sbuca un altro con la dinamite, sicuro? Togliamoci. Mortacci tua. Dove sta il maledetto? Aspetta idea. Allora. No, idea di merda. Esci fuori? Scusate un attimo.
Eccomi ragazzi, scusate un attimo. Rieccoci qua. Oh madonna, 50 proiettili gli ho sparato, cioè sarà morto? Mo se si rialza, guarda. No, sembra... Ma anche la canzone si è tranquillizzata, o mi sbaglio? Forse ce lo siamo torti dai coglioni definitivamente. Spero. Cazzo, però mi deve dare delle cure. Non posso continuare così. Cioè, ok, proiettili, per carità, servono anche quelli, eh. Non lo metto in dubbio, però. Le cure sono la necessità primaria. Ok, invece no. Vabbè. No, un altro stage così. Andiamo da defucile, va. Bello tosto comunque. Vedete, comunque avevo ragione sul discorso che Devil Within è la modalità facile, è come la modalità normale di un altro gioco medio, diciamo, se così vogliamo dire. È molto più difficile. Mamma mia, aspetta. Io qua la vedo proprio brutta. Aspetta, là ci stanno i robottini maledetti, malefici, che quelli si distruggevano con le scariche elettriche. Capirà, una ce l'abbiamo. Vabbè, meglio di niente. Se no, aspetta, ce le creiamo? Possiamo? Col cazzo. Però quella esplosiva sì. Mettiamo l'esplosiva, oh. Ok, ci siamo tolta dei coglioni. Chi te ce manda? Come si dice a Roma, chi te ce manda? Ottimo. Sto stage non mi piace proprio, per niente. Per niente proprio. Questi si possono distruggere prima? No, ovviamente. Ti pare che... Non mi piace per niente questo stage, lo vedo molto pericoloso. Mo' tiriamo questa leva, succederà un bordello, sicuro. Invece no. Succederà qui però il bordello. Allora, disattiviamola questa qui, così forse... Merda, vaffanculo. Cazzo, ogni volta. Va troppo veloce. Troppo veloce. Aspettiamo un attimo prima di tirare la leva. Tanto recuperiamo oggetti. Allora, dicevamo le munizioni elettriche. Le munizioni elettriche. No, no, non ce lo fa fare ancora. Dobbiamo raccattare altri pezzi metallici. Io questo stage lo vedo malissimo più che mai. Non so neanche che arma equipaggiare, tant'è che. Poi mi sta droppando un sacco di cose, quindi evidentemente ci sta l'inculata. Qui dove stavamo prima? Aspetta, allora, quindi entriamo qui. Scarti.
Niente, quelle ancora non ce le possiamo fare. Quelle elettriche. Là torniamo all'altro. No! Merda! No! Quindi anche quelle esplosive funzionano alla grande. Oh, fa cazzate. No! Due! Ma due no! Tra l'altro mi ha fatto sprecare una munizione. No, non ha funzionato. Guarda qua come va a finire male, eh. Così no, però. Olè. Sta cosa che corre poi. Mortacci tua! No, siamo morti. Zero cure, siamo morti. No, tu è andato. Fuori uno. Ma l'altro mi preoccupa. Porca troia! Cioè, mi aspettava? Ah, aspetta un po'. Fermi tutti. No, non c'era bisogno. Invece sì. Merda! No, non morire adesso. No, che cazzata che ho fatto! Ecco, morto. Deficiente. Sono proprio deficiente, guarda. Oh. Porca troia, oh. Perché ho cliccato prima per sbrigarmi. A salire, no? Invece si è fermata, ha raccolto il cervello, giustamente. Affanculo, guarda. Meno male che è la modalità facile. Non so immaginare se mettevo difficile che succedeva. Allora, qui recuperiamoci tutte le munizioni, scarti, tutto quello che c'è, insomma. C'era altro qui? Mi ricordo che sì. Invece no. Mi ricordo male io. Ma no, ecco, vedi.
Speriamo bene, guarda. Allora. No. Dai, stavolta ci devo riuscire. Oh, vaffanculo. Giusto una ce l'ha fatta fare, vabbè. Esplosiva neanche, va bene. Meglio di niente. Queste elettriche ci servono per i... quella specie di robottini lì, insomma. Ce la fa un'altra? Almeno un'altra? Col cazzo. Però ce la facciamo esplosiva, che anche quelle contro le cassaforti ci sono più che utili. Carica come se non ci fosse un domani. Cariche pronti, eh? Secondo solo. Bella tosta, eh? Nient'altro. E va bene. Io a sto punto partirei, visto che stiamo qui e non di là con i robottini, partirei con quelle esplosive. Diamo l'ultima occhiata, vediamo che abbiamo preso tutto, ma penso di sì. Ecco. Mi parte il delirio. No, non cominciare. Ah, ti fanno il chiusone. Via. No! Merda! L'ho sprecato. Porca troia! Quello congelante è anche ottimo, guarda. Vattene a fanculo. Cazzo sta? Ancora tu e le due trappole di merda! Sì, vabbè, ho capito. Niente, devi morire per forza, non c'è sta un cazzo da fare. Indistruttibili. Affanculo. No, stavolta ci vado direttamente di granata. O di magnum a sto punto perché. Allora. Affanculo. Mi sono rotti i coglioni di perdere tempo. Magnum, vai. E qua. Bomba a mano. È l'unica, ragazzi, per forza. No, diventano indistruttibili, cioè diventano solo indistruttibili, subiscono solo i danni più violenti e non c'è alternativa. La pistola proprio non gli fa una sega anche se è potenziata al massimo.
Tra l'altro, batteria del pad, sto messo bene. Ok, mi era venuto il dubbio, ho detto, ma non è che magari si sta scaricando il mondo, invece. Ancora regge, ancora regge. Sì, è inutile usare il fucile da cecchino perché perdi troppo tempo. No? Cioè, già ti hanno ucciso 10 volte col fucile da cecchino. Aspetta, io ancora non ho trovato la siringa per curarmi. Dov'era? Tipo qui? Sì, ok. Allora, cominciamo con le bombe. Detta così fa ridere troppo, però per forza. Qualche altro oggetto sembra di no. Ok. Vaffanculo. No, ma so tirato in faccia, cioè, vabbè, io morivo, guarda. Senti, andiamo di Magnum, ho capito, va, che tanto questo è... Oh, ma neanche la Magnum! Ma che... Cioè, ma davvero, dai! Sta diventando una barzelletta così, eh. Sta qui dietro? No. No, troppo tempo. Dov'è? Ecco, volevo salire di lì. Merda, da però, dai. Vai a fare in culo un po', eh. Mamma mia, oh. Cioè, persino con la Magnum ho faticato e sono anche mezzo morto, fra l'altro. Cioè, ma si può? Facciamoci un attimo così recupera lentamente la salute. Mamma mia! Dai! Che cattiveria! Uff, meno male, ce l'abbiamo fatta. Allora, dobbiamo recuperare il cervello. Mo se muoio perché si attivano sti cosi, guarda. Non dico che bestemmio, ma poco ci manca. Scendi, per favore. Ci metti anche tu. Mamma mia, che fatica. Sì, ma sto girando intorno come un deficiente. Vai! Tra l'altro questo capitolo è infinito, perché mo è un'ora e un quarto che stiamo giocando, stiamo ancora al capitolo 15. E improvvisamente diventa scorna, ragazzi. Che coglioni. Bravo. Sta a fa tutto da solo in realtà, eh. Non posso sorreggere un'altra boss fight, sono mezzo morto già. Su. Sì, ok, appena ti vede, ti secca. No, no, merda. Stasera rotelle del cazzo. Oh, qui entra. Bravissimo. No, no.
Vaffanculo. Vaffanculo di nuovo. No! Merda! Ci ho mancato poco. Vaffanculo, Rubik. Per un pelo. Questi si possono disinnescare o... No? Col cazzo? Aspetta, aspetta, aspetta. Idea, idea. Però poi attivo qualcosa. Mamma mia, non vedo una sega. Distruggiamo più trappole possibili, così almeno... questa però non possiamo. Si attiva il trita tutto qui. Mannaggia però. Buonissimo, aspetta qua, leviamo anche questa. Oh, vaffanculo. Ah. E qui? Che se inventiamo? Mannaggia la puttana! Cioè, ho fatto tutto bene. E qui inizia la parte tosta. Se queste cose si potevano disattivare, come le trappole, o comunque far esplodere, già stavamo un bel passo avanti. Senza ombra di dubbio. Ok. Noi quelle cazzo di trappole dobbiamo cercare di disattivarle tutte, ragazzi, perché... Forse abbiamo fatte tutte? Forse sì. Allora, qui siamo fottuti appena ci sbagliamo. Ma, fra l'altro, non abbiamo più la torcia. Che volevo vedere meglio. Mannaggia la puttana Eva. L'altro è peggio perché... Ecco. Cioè l'ha sfiorato col fucile dietro la schiena. Quell'altro è pure peggio perché oltre al... al filo che fa scattare la trappola c'è anche... c'è anche la luce che fa scattare a sua volta le trappole, quindi c'è anche il tempo di sbrigare. Comunque sta diventando una cosa. Guarda, meglio 100 boss fight che sta roba qua, perché veramente la odio. Quando devi fare le cose troppo stilta mi sta sul cazzo da morte. A meno che non si tratti di Metal Gear. Vaffanculo. L'altra non... sta lì, ma... Ok. Posto. Dai, che con calma ci riesce. Speriamo. Speriamo, guarda, perché arriva quel pezzo lì maledetto... Cioè, ti devi muovere proprio col goniometro qua, eh. Appena vai un filo...
Oh, vattene a fanculo. E questo è il più difficile perché abbiamo anche il tempo. Merda. Aspetta. Ecco, guarda come ci si incula male. E poi se sto si incastra sui muri. Sto coglione. Quindi? Ma... E io come faccio, scusa? No, 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 non mi dici che devo tornare indietro, devo riattivare qualcosa. No, voglio morire, voglio morire. No, aspetta, devo andare qua. Devo andare là, aspetta, aspetta. No, meno male. Meno male per modo di dire, perché... Scatta qua. Lo sapevo. Vaffanculo. Vaffanculo. Dai, è impossibile, oh. Cioè, non mi capita così spesso di fare 100 volte una parte, eh? A meno che non si parla di Dead Space, là un altro discorso. Lo faccio scattare tutte con un colpo solo, vaffanculo. A meno non si perde tempo dopo. Dici perché stai facendo sta cosa adesso? Perché poi da abbassato non puoi sparare. Per forza alzare in piedi, quindi appena ti alzi scatta tutto e muori. Ok, buono. Con tocchi col fucile ti uccido. Ok, allora quindi ricapitolando. Noi dobbiamo attraversare proprio tutto e andare dall'altra parte. Ma... No, ma un cazzo perché... Ma io voglio fare una prova. Poi per carità può essere pure che mi sbaglio, ma se sparo sul filo... No, niente. Ci ho creduto e ci ho sperato che... Allora... No, fermo. No, no. Faro di merda. Ecco. No, mi ha riportato indietro. No, voglio morire. Voglio morire. Voglio morire. Voglio morire. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Sempre più difficile. Allora, piano piano. Niente. Cioè, non l'avevo toccato questa volta, eh. Cioè, è scattata proprio a buffo. Ah, scusate un attimo. Rieccomi. Allora, dicevo, questa volta proprio è scattata buffo la trappola, perché veramente non l'ho toccata minimamente, eppure secondo lui sì. Ok, fortuna. Appena appena.
Tra l'altro, munizioni magnum, va bene, abbiamo 7, se la leviamo. Mettiamo momentaneamente la balestra e qui sotto il cecchino. Sì. Questo sto pezzo fa bestemmiare veramente anche i santi. Mo voglio vedere che cosa cazzo secondo lui ho toccato. Guarda. Ok. No! No! No, 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 no. Vabbè. No, vabbè, sta diventando una barzelletta, guarda. Cioè, il momento che ho superato la trappola è andata a coincidere con il faro. Mi ha fatto tornare indietro. Vaffanculo, faro di merda. Non ce la posso fare, guarda, sto al limite della sopportazione. Io penso un altro po' e spengo perché veramente sto esaurendo. No, no, ma la modalità facile è una cavolata, sì, sì. Vedete infatti quanto è facile. Allora. Porca troia! Porca troia! Cioè, ci ero girato intorno. No, vabbè. Se vado a sinistra, infatti, invece che a destra. Ah, però vedi, da qua rompo più facilmente le trappole. Però non posso rompere quei fili di merda, quello è il problema. Guarda sti cosi maledetti. Vai. Oh. Ma che avrei dovuto fare così dal principio in realtà? Cioè che dovevo andare a sinistra invece che a destra? Sono morto 2000 volte come un coglione, senza motivo. Ma sto coso gira tipo intorno. Olè. Cosa mi fa tornare indietro? Guarda bestemmio. Oh, ce l'ho fatta. Bastava andare a sinistra. Ma che? Ma sta a scherzare? No! Voglio uccidere chi ha creato questo gioco, veramente. Voglio ucciderlo molto lentamente. Beh, almeno non ci fa fare tutta quella parte là. Orribile, sinceramente. Ok, pozzanghera a sinistra. Cioè, a destra, volevo dire, quindi va a sinistra. Vai. 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 Vaffanculo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro sto capitolo è durato tipo 50 ore, santo Dio, quando gli altri duravano 30-40 minuti, invece un'ora e mezza. Tutta sta fatica, perché cosa ci ha ributtato fuori? Trip mentale infinito. Allora, lì c'è la porta... Però vediamo se c'è quella lì per il salvataggio. I maestosi cipressi. Molto cimiteriali. Cure niente, eh. Stiamo proprio così.
No, non penso dobbiamo rientrare qui. Comunque, no, no, se non ci faceva trovare dalla parte opposta. E nessun altro oggetto, quanto sembrerebbe, e niente, ci ha fatto trovare qui davanti la porta e dobbiamo andare qui davanti, per forza. Ok. Quindi? Niente. Ma hai ricambiato tutto, scommetto. No. Quindi dobbiamo tornare indietro sul serio. Che palle però, mamma mia, snervante comunque. Ok, sembra più normale. Forse. Salviamo assolutamente. Manca solo che... Aspetta però. La macchinetta per potenziarci non c'è più addirittura, neanche più quella. Ormai possiamo solo salvare. E continuiamo. Forse riusciamo a finirlo questa sera, ragazzi, eh. Poi ci aspetta un'altra chicca, ci aspetta da portare in contemporanea insieme a Resident Evil Village. Che in parte si può, diciamo, legare a Village per alcune cose. Poi vi spiegherò meglio. Comunque, tanta carne al fuoco, ragazzi. Mo' il 2 dicembre esce anche The Callisto Protocol per tutto, tranne che per Switch, Nintendo Switch e Mac. No, per il resto esce per tutto. Se E riusciamo a quello salire, anche è non tanta roba, usciamo ragazzi. più l'ascensore. E beh, giustamente. Buon Castellanos. Cazzo, anche con 5 gradi le zanzare, incredibile, guarda. E no, arrivati a questo punto, allora penso che il capitolo 15 è l'ultimo, ragazzi, perché comunque, a parte sta durando un fottio, e poi... Cioè, vedo che non accenna... Cioè, perché di solito quando finisce un capitolo si va un po' più a ammorbidire prima del salvataggio. Tipo, finisce la zona cruenta o comunque la boss fight e poi si tranquillizza tutto. Invece qui è sempre peggio. Forse lo finiamo questa sera. Porca miseria, quello siamo noi. Siamo collegati tipo a una specie di cervello. Che cos'è? Leslie! Ah, la maledetta. Ma Sebastian, allontanati da lui. veramente ci hai sparato, non è per Sebastian, sfiducia, ascolta. però. Fermati. Noi due vogliamo la stessa cosa. Senti, lo Dici, eh? so. Tu non sei un detective inesperto e lui non è un normale ragazzino. Hai ucciso Joseph e mi hai sparato. Mi sembra di avere motivi sufficienti per non fidarmi. Sei un bravo uomo. Giustamente. Per questo io. Cosa importa ormai? Ma se tu sai chi è, se conosci la verità, sai anche che non possiamo permettere che viva. Stronzate, Rovik. È lui che. A meno che Leslie non è Rubik. Mi è venuto anche questo dubbio, non ci avevo pensato prima, ma c'è anche questa possibilità, eh. Leslie, fermo!
Aia. No! Addio Leslie. L'attivo ha assorbito nel suo esperimento barra cervello, non lo so. Porca troia. Oh. Neanche a far così, però. Ecco. Stile Matrix. Oddio, ma se lui sta in quella vasca, non è che in realtà è tutto un sogno? Una sorta di trip mentale. Molto confuso comunque. Oh cazzo. Ma che è? Rieccomi ragazzi, stavo per dire siamo arrivati al 100° minuto di streaming, sicuramente mo PS sta accaduto, perché a quanto pare ogni volta che si streama intorno al 100° minuto PS sta accaduto. Invece questa volta mi ha anticipato e si è staccato tutto velocemente. Però rieccoci qua, ho messo pausa così non vi siete persi nulla. Ma quindi dobbiamo scappare. Oh, affanculo! Niente. Bene. Tra l'altro perché era... cioè, siamo esplosi, eravamo tipo rosa dentro. Boh, vabbè. Misteri della vita. Fanculo. Di nuovo. Oh. Un attimo di pace, eh? Cazzo. Cazzo. No, merda. Ci è mancato poco. Ecco. Addirittura? Mazza, è culo. Penso. Immaginavo che ci danno un'arma overpower per affrontarlo, perché sennò... Oh, e vaffanculo. Oh. Dai. Olè? No, ci ha preso. Merda. Morti? No. Invece sì. O era previsto? Amica, lo so, eh. Dai, prendi sto cazzo di bazooka, vaffanculo. Oh. Nel cervelletto? C'ha pure quella specie di cuore esposto qua, tra l'altro. Sì, ma si muove un fottio. Ma quindi prima non l'abbiamo preso? No, si abbassa la merda. Olè.
cazzo. Tra l'altro dovevamo essere belli che morti, perché un palo ci ha trafitto da parte a parte, insomma. Ma non muore mai! No, vabbè. Sempre peggio. L'abbiamo preso. Uno dei tanti. Obiettivo sbloccato. Non so se voi lo vedete gli obiettivi, però no. Penso di no, forse non li vedete. Ah, cazzo, là vedi che era vero. Stava attaccato a una macchina, quindi... Una macchina, un coso, quindi... Era un'allucinazione. Trippatissimo come gioco, comunque. Cioè, quasi più malato di Silent Hill, perché Silent Hill è molto inquieto. Questo invece è proprio un trip mentale. Io ho creato questo Ruvik? Tu non puoi tenermi qui. Di nuovo Ruvik? Ah, ma quindi hanno creato sto macchinario... Col cervello di Ruvik. Ecco perché dice al cervello. Mi hanno tolto il cervello. Quindi il cervello di Ruvik collegato a delle persone ha creato questa specie di mondo sovrannaturale. Ok. Oh. Segni vitali, signore. Kidman. Ma non è ferito. Lasciatelo. Anche quei due non se ne andranno. Nessuno può. Cioè? Cioè? Non è che ho capito molto, eh. Non se ne andrà. Ah, ma siamo ancora attaccati! Ma quello è il poliziotto che stava all'inizio, se è il dottor... Madonna, è morto male. Lo zaino, che roba. No, una persona rivolta, al contrario. Withers Leslie. Leslie. Quindi nel sogno era un cervello collegata a delle persone, però poi nella vita reale era proprio un macchinario attaccato alle persone che creava sto trip mentale. E allora deve essere così. Via, via, via. Scusa, se è così allora Kidman ci ha liberato. Si sente bene? C'è qualcun altro? Se è così, eh. Mi serve
E beh, direi. Ok, quindi diciamo che tutto il gioco, tutto quello che abbiamo vissuto era per colpa di quel macchinario. Perché evidentemente i sogni di Kruvik a questo punto sono arrivato anche al punto di pensare che non esiste, quindi diciamo i sogni di Leslie che hanno creato quel mondo malato. Infatti eccolo. Perché creando un macchinario con tutte persone attaccate, penso. Sta ancora sfasato comunque. Cioè, tu crei un macchinario con tutti i cervelli collegati. Però, ecco, se una persona non sta bene che ha la testa, si può creare questa situazione qui. Penso che sia questa la spiegazione. Cioè, non lo so, ragazzi. Sto provando a dare una spiegazione io perché è veramente molto confuso come gioco. Mo' non so se molte cose verranno spiegate nel 2, eh. Staremo a vedere comunque. Ok, allora erano 15 capitoli. L'abbiamo finito. Bene, ragazzi, allora abbiamo finito. Abbiamo finito Devil Within. Molto, molto bello. Molto bello. È molto anche trippante, nel senso comunque particolare. Allora, l'impronta del papà di Resident Evil si è vista. Obiettivamente si è vista, la direzione è diventata molto diversa da quello che siamo abituati appunto col canonico Resident Evil. Con Devil Within si sono sbizzarriti in un'altra direzione proprio, sul livello psicologico invece che il classico horror. Spero che riuscite a sentirmi bene anche se c'è la musica sotto. Comunque, molto figo, ragazzi. Mi è piaciuto, eh. Alcune cose non mi sono piaciute. Cioè, nel senso, la trama, ok, ma troppo confusa per i miei gusti. Cioè, nel senso, ci devi ragionare molto. Ok, saltiamo. Così non ci rincoglioniamo con la musica e evitiamo magari un eventuale copyright. Dicevo, la trama è molto, cioè, così, è molto impicciatissima. Di conseguenza, se devi star là un po' a decifrarla, a capirla, è particolare, molto, molto particolare. E poi non mi è piaciuto il fatto che hanno voluto allungare troppo il brodo, cioè, nel senso, ok, bellissima esperienza, per carità, Però, boh. Hanno voluto allungarlo un po' troppo. Secondo me poteva finire un pochino prima. E comunque lo dicevano che il gioco aveva una durata di 20-25 ore. E se lo giochi bello spedito anche 15-16. Noi infatti l'abbiamo giocato in 15-16 anche perché stavamo in modalità facile che come avete potuto constatare è come se fosse la modalità normale di un altro gioco. Allora, bello, per carità, soprattutto pensando che è un gioco del 2014, quindi di 8 anni fa. Però hanno allungato un po' troppo il brodo e troppo incasinata la trama. Quindi per questo io come voto a caldo do 7,5. Per me questo è un 7,5, che comunque è un buon voto, eh. Ok, questi bonus completato. Per una rigiocabilità, se uno lo vuole rigiocare. Nel diverso quando seleziono una partita. Ok, può cambiare la difficoltà nel mente del gioco. Comunque, dicevo, ragazzi, è bello 16 ore. Siamo morti 35 volte. Nonostante stiamo a livello inesperto, bello tosto. Bello, livello grafico anche per l'epoca, tanta roba. Livello di sound design spacca perché è fighissimo. Anche il design di boss, comunque, e della mentalità, diciamo, del carattere dei personaggi, della loro personalità è molto, molto figo. Comunque, non, diciamo, non lascia buchi, sul discorso di personalità, cioè, non ti lascia col dubbio se quello
È matto, sai che è matto. Se quello è una persona con dei principi, sai che è una persona con dei principi. Comunque è molto ben delineato il tutto. Però secondo me hanno allungato troppo il brodo e si sono andati un po' a perdere così. Poteva essere molto più incisivo. Perfetto, ragazzi. Allora, detto questo, noi a questo punto, domani sera, torniamo in live alle 23. Avremmo dovuto continuare con Devil Within. Invece portiamo il nuovo gioco. Il nuovo gioco che avevo in mente di portare, che è una bella chicca, poi vi spiegherò anche il perché. A qualcuno magari il titolo potrà non dire assolutamente nulla, per altri dicono: "Ah, quello!" Poi vi spiego meglio domani sera. Quindi ci vediamo domani sera in live alle 23, ragazzi. Grazie mille per la compagnia e per il supporto. E detto questo, buonanotte. Grazie ancora, ragazzi. Buona serata.